come sono stati questi anni? Gratificanti, interessanti, un'istituzione importante alla quale abbiamo cercato di dare valore, importanza, visibilità e soprattutto credo che abbiamo potuto conseguire l'apprezzamento del territorio, che ci gratifica molto. Cosa pensa quando si dice il furto pubblico del profit privato riguardo alle fondazioni e quanto possano servire e quello che hanno fatto in questi anni? C'è una valutazione assolutamente negativa e improvvida da parte dei media nazionali nei confronti delle fondazioni. Le bastonano troppo, secondo me? Sì, assolutamente sì, secondo me è molto dovuto al fatto che criticano quelli che non sono riusciti ad entrarci nelle fondazioni, come spesso capita alla Volpe e l'Uva. E invece nei territori le fondazioni vengono molto apprezzate e voi penso siate buoni testimoni di quanto la nostra fondazione, pur non essendo una grande fondazione, è riuscita a essere presente, fattiva sul territorio della nostra provincia. E in tutta Italia avviene ciò, le fondazioni sono molto apprezzate, poi vengono criticate anche se in alcune frangenti sono state l'ancora di salvezza anche delle banche confederali. Cambia lo scenario, Carispac non c'è più, quindi cambieranno tante cose, insomma. Il futuro della fondazione? Ma il futuro della fondazione sarà quello di mantenere integro il proprio patrimonio, anzi di incrementarlo attraverso gli investimenti delle nostre risorse e continuare a erogare sul territorio quelle risorse. Però gli investimenti sono direttamente proporzionali agli introiti che farà la banca, se dovesse... Perché noi avevamo il nostro patrimonio era costituito dalle azioni della banca, avendo dovuto per legge dismettere il pacchetto di maggioranza e successivamente adesso con le iniziative di Biper dismettiamo tutta la nostra partecipazione, noi abbiamo risorse finanziarie che investiamo e che destiniamo, i cui utili vengono destinati al territorio, quindi questo proseguirà, mi auguro che sono sicuro che i nostri successori continueranno sul solco tracciato e la fondazione continuerà ad essere un'istituzione particolarmente importante per il nostro territorio. Perché c'è sempre questo sistema di contatto tra la politica e il sistema creditizio, che insomma non dovrebbe esserci più di tanto, anche per funzionare bene in maniera trasparente? Ma la politica è intervenuta nel sistema creditizio soprattutto nel cercare di tutelare la indipendenza la locale, parlo Presidente. Ah no, allora... la politica nostrana che entra direttamente dentro il sistema creditizio. Di questo evidentemente io non ho elementi di valutazione e di giudizio, posso soltanto dire che la nostra banca è stata purtroppo si è trovata in un contesto nazionale particolarmente difficile per tutto il sistema creditizio italiano, sono scomparse banche come il Banco di Napoli o il Banco di Roma, è evidente che purtroppo anche banche di modeste dimensioni o di medie dimensioni come la nostra erano oggetto di una ristrutturazione di mercato. Lei ha elencato un sacco di attività svolte, cose che si faranno, fondi, impegni, amore e amicizia anche con Avezzano e Sulmona, importante, se dovesse dire la cosa che non le è riuscita, Presidente. Ma non mi è riuscita una modifica statutaria che avrei voluto portare avanti e che mi auguro che i miei successori possano portare avanti.